Accanto alla clandestinità esistono però vicende di immigrazione regolare. Alla luce della situazione attuale, grande è il contributo e la lezione di integrazione che la comunità italiana d'America può darci nella scelta dei metodi da adottare per la corretta gestione del fenomeno. Quello che forse gli Stati Uniti più ci possono insegnare è che l'integrazione è possibile, che l'integrazione può diventare un momento di rafforzamento di un paese e che esistono metodi per garantire che possa nascere anche una forte identità nazionale, come forte è oggi quella degli americani, pur essendo questa composta da persone di differente origine etnica. Per poter ragionare su di un parallelismo tra la storica emigrazione degli italiani verso l'America e l'esodo dei nuovi migranti, è necessario evidenziare tratti comuni e differenze strutturali dei due fenomeni. Però quello che forse differenzia gli Stati Uniti è che mentre ci sono dei contrasti anche forti sui modi con i quali poter regolare il fenomeno, c'è anche la percezione di fondo che l'America non esisterebbe e non potrebbe continuare ad esistere se non avesse immigrazione. Mentre al tempo della nostra emigrazione qua si poteva benissimo ottenere un lavoro attraverso paesani, attraverso parenti, in Italia è un po' difficile provvedere del lavoro a questi extracomunitari, o meglio, gli extracomunitari sono addebiti a quei lavori che gli italiani non vogliono fare. Ma come accoglienza umanitaria, come centro di accoglimento, come provvedimento di assistenza medica, anche assistenza possibilmente finanziaria, eccetera, eccetera, io penso anzi che l'Italia è all'avanguardia ed è numero uno in tutta l'Europa. Il messaggio è quello di non dimenticare il passato, cioè a dire quando la nostra terra aveva bisogno per il popolo di emigrare per andare a vivere con dignità altrove. L'atteggiamento delle stesse persone, che un tempo si sono viste costrette a lasciare l'Italia, carico dell'esperienza maturata negli anni, appare, in ultima analisi, come un saggio monito, una lezione morale alla madre patria. Noi vorremmo che anche l'emigrazione che oggi arriva in Italia possa fare altrettanto con l'Italia, la possa arricchire, la possa migliorare e possa far diventare una nazione meglio di quella che è. Certamente non stravolgendo quelle che sono le nostre origini, le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura. Noi vogliamo essere un paese che accoglie, ma vogliamo essere anche un paese che si rispetti. Si rispetti da chiunque viene in Italia per vivere in Italia. Noi lo accogliamo cercando ovviamente di insegnare loro che hanno il dovere anche loro di arricchire la nostra terra, la nostra nazione. Dovrebbe l'Italia aprire le braccia ed accogliere chi è meno fortunato di noi, ecco, perché una volta lo eravamo anche noi. L'emigrazione sempre, diciamo, ci apre delle porte e non dobbiamo avere paura dell'emigrazione. Io vedo che vado spesso in Italia e vedo che ci sono molti immigrati in Italia. Vedo che anche noi, che abbiamo, forse noi che siamo usciti fuori dall'Italia, vediamo, capiamo meglio cos'è l'immigrazione. Anche c'è un po' di discriminazione da parte che sono venute prima di noi, che forse ora noi, o diciamo, non direi voi, ma anche noi, perché mi ci metto pure io, discriminiamo contro i nuovi immigrati che vengono ora, che magari sono, diciamo, sporchi, sono, non pagano le tasse, cose. E questo è quello che ci diceva a noi quando siamo emigrati, possibilmente nel dopoguerra. Cose. Perciò quello che consiglio io è di far integrare questa gente il miglior possibile, così magari la seconda generazione sarà come noi, o noi come siamo noi, come siamo diventati americani, senza dimenticarci la nostra cultura che abbiamo, perché non direi perché la nostra cultura è meglio di un'altra cultura. Tutte le culture sono, nel loro hanno un valore e tutti devono rispettare la loro propria cultura. Come io sono orgoglioso di essere italiano, penso che anche qualcuno del Kenya sarebbe orgoglioso di essere del Kenya. Non leva niente a nessuno, anzi aggiunge, diciamo, ci rende più produttivi nella società. Farli integrare, secondo me, è la ragione numero uno, perché ci aiuteranno, al posto di lottarli, facciamoli aggiungere a noi, a lottare assieme per fare un'Italia migliore, anche un mondo migliore, perché con la globalizzazione non è soltanto
diciamo, dalla grande corporation americana, ma anche la globalizzazione, l'integrarsi degli uomini. Nel 1990 sono stato invitato dalle Nazioni Unite e dall'allora USSR, la Russia di allora, ad una settimana conferenze dove ci sono stati invitati 103 diverse nazioni per convertire da cannoni a pane. Durante quella settimana ho avuto la fortuna di incontrarmi non solo con tutti i pezzi grossi, è vero, ma anche e specialmente con un individuo che mi ha impressionato e che rimarrà sempre nella mia memoria, perché mangiavamo assieme a cena e allora dico a Giuseppina: sai chi è questo signore? Questo signore è Vladimir Aksenov. E lei mi dice: ma che cosa ha fatto? Ho detto: guarda, lui c'ha il primato, ritiene ancora il primato di essere stato nello spazio per quasi 7 mesi solo in una capsula girando questo pianeta che noi chiamiamo Terra. E lei, stupefatta, mi dice: ma come mai ha fatto a stare lì per quasi 7 mesi lontano dalla famiglia, dalla moglie, eccetera? E questo signore mi dice: beh, sai, signora, la mia signora non è così bella come la sua, come lei, al che ridiamo tutti. E io oso fargli delle domande. Si tratta del periodo quando ancora gli Stati Uniti e l'allora Russia non è che si parlavano così apertamente. E allora gli dico: Vladimir, ma dimmi una cosa, che ne pensi del pianeta Terra? Perché questo è quello che tu osservavi. E lui è statico, mi dice: è bellissimo. E allora oso un'altra domanda e gli dico: ma dimmi una cosa, hai visto per caso delle linee, delle tracce lì che distinguono? E lui non ha capito, allora ho azzardato ancora: dei confini tra... E poi, avendo capito a fondo, mi dice: no, non ci sono delle linee lì. E gli dico: ma non pensi, ce le abbiamo messe noi, no? E lui mi assente col capo, mi dice: sì, ed è noi che dobbiamo toglierle. La Terra appartiene a tutti. I confini sono niente. Se vogliono, gli uomini, senza distinzioni di sesso, razza o religione, possono convivere e si possono tenere per mano e possono guardare con fiducia al futuro e costruirsi dovunque sia una dimora per sé e per i propri figli.